non si mettono a complementare le nostre esigenze in tutti gli ambiti della nostra vita, in tutte le situazioni della nostra vita. Allora, dobbiamo tenere presente che le relazioni umane sono comunque complesse, le relazioni umane sono spesso difficili e dobbiamo dire che affrontare persone conflittuali mette spesso alla prova la nostra pazienza, mette spesso alla prova il nostro equilibrio emotivo, quindi ci sono persone che cercano di destabilizzarci, ma noi dobbiamo imparare a destabilizzarli, dobbiamo imparare a manipolare le persone conflittuali, perché questo ci consente di uscire vincenti fondamentalmente. È importante comunque gestire saggiamente queste situazioni. E cerchiamo di affrontare, come dire, in modo efficace le persone conflittuali, le persone rompicoglioni, le persone che ne hanno sempre una. Cerchiamo di affrontarli e cerchiamo di sconfiggerli fondamentalmente. Mentre saluto la rana e saluto Gina. Tanto ricordo ovviamente che chi vuole può abbonarsi al canale e semplicemente cliccando sul tastino Abbonati che si trova vicino al tastino Iscriviti, oppure può fare una, tanto qua costa meno di 1 euro, oppure fare una piccola donazione cliccando sul tastino col dollarino. Allora, la prima cosa da fare per destabilizzare fondamentalmente una persona conflittuale e non farci coinvolgere dal conflitto, ovviamente. Questo perché purtroppo ci sono persone che, soprattutto le persone eccessivamente iperlogiche, iperlogiche che non sanno gestire poi le emozioni veramente, tendono ad agganciarsi sui conflitti. Questo sembrerà strano, ma in realtà si manifesta e si manifesta anche molto frequentemente. Quindi dobbiamo evitare di coinvolgerci sui conflitti, e perché la comunicazione, la reattività, ci sono persone che infatti, anzi, talvolta le persone conflittuali si coinvolgono quando invece non porti avanti il conflitto. Questo è interessante da vedere perché chi si manifesta conflittuale tendenzialmente ha una personalità fortemente iperlogica. E quindi si aggancia sicuramente, si tiene agganciato, quindi porta avanti, rompi i coglioni se tu mantieni il conflitto, ma lo sganci, diciamo, crea un cortocircuito se non accetti il conflitto fondamentalmente. Salutiamo anche Betty. E quindi la prima cosa da fare quando hai a che fare con una persona conflittuale è quella di mantenere la calma e la compostezza, cioè la prima strategia fondamentale per gestire una persona conflittuale è mantenere la calma, mantenere la compostezza, non lasciare che l'ira o la frustrazione prendano sopravvento. Prenditi delle pause quando è necessario, respira profondamente per calmare la mente e le emozioni. In questo modo, rispondendo con calma ma assertività, cioè a una persona conflittuale, una persona che va alla ricerca del conflitto, io suggerisco di dargli il vaffanculo sottovoce. Il vaffanculo sottovoce è molto importante per le persone conflittuali. Cosa sarebbe il vaffanculo sottovoce? Che anziché incazzarti e urlare, ecco qua, tu ce l'hai con me, va. No, devi semplicemente guardare negli occhi e dirgli tranquillamente, a bassa voce, ascolta, vaffanculo. Il vaffanculo sottovoce, espresso con calma, con assertività, con forza interiore, è sicuramente la prima strategia funzionale da mettere in atto
contro, diciamo così, che destabilizza le persone conflittuali, perché gli vai a creare un'interruzione di schema, no? Loro si aspettano il vaffanculo urlato, e invece tu devi esprimere il vaffanculo sottovoce. Quindi mi raccomando, tieni presente questa strategia, il vaffanculo, detto quasi come se gli dicessi sono le 15, no? Come fosse la risposta a uno che ti chiede che ore sono, no? Uno ti dice scusi, sa l'ora, e tu tranquillamente dici sì, vaffanculo, e te ne vai, no? Ecco, quindi ovviamente non devi dirlo a chi ti chiede l'ora, ma devi dirlo alle persone conflittuali, insomma, alle persone che cercano sempre il conflitto, che sono dei cagacazzo, che sono dei rompimaroni, che sono degli spaccamaroni. E quindi mantenendo totalmente la calma, no? Ma la cosa migliore è non accettare il conflitto, fondamentalmente. L'altra cosa è, diciamo, cerca, fai finta di comprendere, ecco, ascoltali attivamente. Quando una persona conflittuale inizia a chiedere, a inveire, a rompere i coglioni, no? Tu, un'altra strategia è quella di fargli delle domande. Di, ma scusa, ma come mai pensi questo? Oppure dice una cosa, ma dove hai letto questa notizia? Ma ecco, fagli delle domande che possono essere anche domande, diciamo, semplici. Domande che lo possono comunque in qualche modo mettere in crisi. Quindi, perché una persona conflittuale si aggancia, ad esempio, sul conflitto. Quindi, se tu gli fai delle domande che in qualche modo gli interrompono lo schema, anche questo, perché interrompere lo schema, salutiamo anche Filippone, interrompere lo schema è un punto fondamentale quando hai a che fare con una persona conflittuale, quando hai a che fare con una persona arrogante. Quando hai a che fare con una persona rompimaroni, insomma, è fondamentale imparare a mantenere la calma e a interrompere lo schema. Quindi, prima cosa, mantenere la calma, il vaffanculo sottovoce, fargli delle domande. Scusa, ma anche domande che possono sembrare, diciamo, strane, che però possono mettere in tilt la persona. Grazie Filippones, benvenuto. Una delle domande fondamentali potrebbe essere: ma scusa, ma cosa potrebbe succedere se uno facesse esattamente tutto il contrario di quello che mi stai dicendo? Perché lo spingeresti ad analizzare la posizione contraria, ad esempio? Quindi, quando uno inizia a sbraitare, scusa, ma cosa succederebbe se uno non facesse quello che tu dicessi? Quello che tu stai dicendo, oppure se uno facesse il contrario di quello che tu mi stai raccontando adesso. Tutta una serie di domande. Quindi le domande vanno, spezzano il conflitto, le domande rompono, diciamo, le possibilità di, diciamo, interagire delle persone, e le domande tendono a dare scacco matto, fondamentalmente. Quindi questa è una delle cose molto importanti che ti suggerisco di fare, quindi utilizza le domande. Le domande come seconda strategia dopo il vaffanculo, o comunque come strategia alternativa. Un'altra cosa è quella di creare un'altra dissonanza, no? Creare un'altra dissonanza attraverso una pratica dell'empatia superficiale, cioè fondamentalmente, le persone conflittuali si aspettano che tu gli dia torto, invece tu gli devi dare ragione a parole e poi farti i cazzi tuoi, fondamentalmente. Quando una persona manifesta il conflitto, gli dici: sì, scusa, hai ragione, è vero, condivido esattamente quello che stai dicendo, e poi ovviamente fai esattamente il contrario di quello che ti dicono. Poi loro torneranno alla carica: ecco, avevi detto che avevi fatto questo, che questo non l'hai fatto. Ah, sì, è vero, hai ragione, hai ragione. Bisognerà provvedere, cercherò di farlo al più presto. E quindi praticamente
La terza strategia è la presa per il culo, cioè devi prendere per il culo una persona conflittuale, inizia a raccontargli balle, balle su balle. Ah, non l'ho fatta questa cosa, ma davvero, ti ricordi? Ma mi sembrava che l'avessi fatta. Ah, forse sai, mi sono dimenticato, sono un po' distratto. No, no, comunque hai ragione. Sì, tu hai proprio ragione. Dobbiamo sistemare questa cosa. Quindi, è un'altra strategia che funziona molto bene, no? Insomma, come dire, la ragione si dà agli scemi e allora dagli ragione fondamentalmente, no? Puoi anche prenderlo brutalmente per il culo, dicendo no, no, hai ragione, sai, io seguo sempre i proverbi. Ah, qual è il proverbio? Ma vedi, la ragione si dà agli stupidi. Ma, oppure potresti dire semplicemente quello, insomma, in modo tale che la presa per il culo, più una persona va a cercare il conflitto, più tu andrai a destabilizzarlo da questo punto di vista, andrai a interrompere le sue possibilità. D'altra parte stai praticando una sorta di empatia fondamentalmente, no? L'empatia è uno strumento potente poi per gestire le persone conflittuali, ma non è che ti devi mettere nei loro panni nel conflitto, però diciamo crea questa situazione di impasse, quindi attraverso anche qua una forma di interruzione di schema dicendo una cosa e facendone un'altra. La quarta strategia è quella di proteggere la tua integrità emotiva. Questo deve essere un punto fondamentale, cioè lascia che quello che ti dicono queste persone, come si dice, ti entri da un orecchio e ti esca dall'altro orecchio, cioè fondamentalmente fottitene di quello che dicono, fondamentalmente sbattitene i coglioni, perché tanto non devi assolutamente, diciamo, pensa che di avere a che fare con un ubriaco che sta andando in escandescenza. Se tu hai a che fare con una persona palesemente alterata, palesemente disturbata, che cerca conflitti, non prenderla neanche in considerazione. Fatti vedere distratto mentre lui sbadigliagli in faccia. Lo sbadiglio è un punto fondamentale. Dici, stavi dicendo, scusa, non ho capito. La tattica dello sbadiglio è un'altra tattica di interruzione di schema che, anziché farti prendere dall'adrenalina del suo conflitto, questo serve anche con le persone che diciamo sono palesemente inutili per te, no? Quando vuoi levarti dei coglioni qualcuno, che magari anche quelli che diciamo vogliono attaccare bottone, sono anche magari per dire se sei donna o anche uomo, insomma, le persone palesemente, che ne so, il corteggiatore non accetta, eccetera, eccetera. Tu sbadigliali in faccia, sbadigliarli in faccia è sempre un qualcosa che funziona perché tende a mettere la persona, diciamo, in dissonanza, tende a mettere la persona, tende comunque a creare una sorta di interruzione di schema anche questo. E poi per finire c'è l'ultima strategia che è quella di diciamo cercare se possibile da qualche parte, ma questa è in subordine alle altre quattro, delle soluzioni collaborative, no? Piuttosto che alimentare i conflitti, cerca di vedere se c'è un punto in comune, un punto d'accordo e eventualmente, soprattutto quando la persona conflittuale è una persona intelligente, non è un povero cretino, diciamo così. Cerca soluzioni collaborative che soddisfino entrambe le esigenze e quindi cerca punti di accordo, proponi opzioni che possano portare eventualmente a un compromesso, eventualmente alla risoluzione del conflitto. Questo ovviamente deve avvenire quando il conflitto ha un suo senso, quando la persona è comunque una persona intelligente, quindi concentrati sugli interessi comuni e sulla costruzione, da questo punto di vista, di
di una relazione più pacifica, più collaborativa. Ecco, queste sono le 5 strategie che devi sempre utilizzare e funzionano molto bene quando hai a che fare con personaggi conflittuali.